Ciao a tutti. Dopo le diverse richieste che ho ricevuto sia su Facebook sia su YouTube, oggi vi mostrerò come è stato costruito il mio studio. Perché comunque molti di voi mi hanno chiesto che tipo di insonorizzazione, come è costruito e come potersi isolare al meglio all'interno di un'abitazione, nel mio caso all'interno di un condominio. Facciamo un giro sui progetti e sulle foto di costruzione. Ringrazio anticipatamente Terence Briscoe che si è occupato del design e del progetto per intero. Buon tour! Iniziamo quindi dal progetto della stanza. In questo caso sto visualizzando la rappresentazione su SketchUp della mia stanza, quella che è stata poi adibita a studio. Come vediamo, c'è una finestra frontale con la porta finestra, un armadio a muro che troviamo qui sul lato e la porta di ingresso della stanza. Questa stanza si trova al secondo piano in un appartamento di un condominio. Va specificato che intorno alla stanza, quindi sul lato sinistro, sul lato destro, nel piano superiore, esistono delle camere da letto. Quindi lo scopo principale di questo progetto era quello di evitare il più possibile la trasmissione di vibrazioni sulle pareti originali della stanza, in quanto si sarebbero comunque trasmesse alle pareti adiacenti e quindi ovviamente alle altre stanze. L'idea iniziale fu subito quella di creare quindi una stanza all'interno della stessa stanza. Ovviamente, ecco qui il cubo poi che verrà introdotto all'interno, ovviamente perdendo diversi metri quadri di spessore, che era di 18 metri quadri e è diventata di circa 15, quindi molto più ristretto. Andiamo a vedere le modifiche che sono state apportate gradualmente. Quindi è stata ovviamente tolta la porta che vediamo qui nell'armadio muro. Andiamo nell'altro progetto e ovviamente per prima cosa è stato necessario sollevare il pavimento per iniziare a creare una stanza all'interno della stessa. Dopodiché, questo nuovo pavimento è stata creata appunto una struttura interna, come vediamo, delle pareti interne che coprono le pareti originali, agganciate ad una struttura in metallo che noi vediamo qui nella scena. L'armadio a muro è stato ovviamente cancellato e è stata creata poi una ulteriore colonna che portasse avanti lo spessore dell'armadio, creando un box di un metro quadro circa con un'altra porta, come vedremo. La struttura in metallo è stata montata sopra il nuovo pavimento, è una struttura costruita con i montanti per il cartongesso e che non è assolutamente a contatto, come vediamo, con le pareti originali dell'appartamento. Era fondamentale quindi creare una intercapedine tra la struttura in metallo, come vediamo, quindi la gabbia che è stata creata all'interno dello studio e le pareti originali della stanza. Successivamente, come vediamo qui nella prima parte, verranno poi attaccate le pareti di cartongesso e gli isolanti direttamente dall'interno verso la struttura in metallo, quindi continuando ad evitare il contatto fisico con la parete originale. Questo sarà il cardine della struttura dello studio e la parte più importante, indispensabile quindi ad un isolamento funzionale e assolutamente garantito dal progetto. Partendo dall'analisi del pavimento, scopriamo come è stato prima creato un pavimento in gomma. Quindi praticamente il pavimento è stato inizialmente ricoperto di gomma. Vediamo le foto originali del lavoro. Quindi è stato inizialmente steso una superficie di gomma riciclata sul pavimento come primo strato, necessaria quindi ad un primo isolamento, come vediamo. In gergo si chiama eco rubber, una gomma creata da gomme riciclate ed è abbastanza economica ed isolante a livello di frequenze. Sono materiali molto utilizzati nella costruzione degli appartamenti. Come vediamo, è stata foderata tutta la stanza, quindi è stato soltanto alla fine appoggiato sul pavimento, quindi non incollato. Successivamente è stato aggiunto un secondo strato di materiale isolante. Questa volta è uno strato particolare di un materiale creato per i massetti degli appartamenti, quindi per il sottopavimento, chiamati spesso anche materiali isolanti per l'anticalpestio. Questo è in particolare un tipo di tappeto composto esso stesso da tre tipi di materiali all'interno. In particolar modo ho utilizzato questo materiale qui, Isolmount Polimuro, in grado, come vediamo, di resistere
abbastanza bene, con un assorbimento di circa 54 dB, valore certificato. Queste sono schede tecniche fornite dal rivenditore ufficiale. E come vediamo sono costruiti per isolare le diverse strutture in muratura. È un isolante per le intercapedini, quindi, che ha delle dimensioni massime di 4 cm. Quindi è stato posto, come vi dicevo, direttamente sopra la gomma Eco Rubber che è stata utilizzata. Ecco il secondo strato è posto sul pavimento. Questo è l'altro lato dello stesso svolgimento del tappeto. Successivamente, come vediamo in foto, sono state aggiunte, per poter sollevare il pavimento, i classici bancali che vengono utilizzati per lo spostamento dei materiali edili. Quindi sono facilmente reperibili nel mercato dell'edilizia. Io li ho acquistati usati da un fornitore edile qui vicino casa mia e che mi permettono di sollevare immediatamente di 12-14 cm il pavimento, lasciando poi delle intercapedini sotto su cui far scorrere i cavi sia dell'energia elettrica sia dell'audio. Ovviamente poi verranno sigillate con la lana di roccia, vedremo come. Questa è, diciamo, la parte che copre tutto il pavimento, come vediamo, quindi ne sono stati utilizzati parecchi, struttura sulla quale poi è stato posto un terzo materiale di isolamento. In questo caso ho utilizzato altra gomma Eco Rubber per isolare ora la trasmissione tra il bancale ed il nuovo pavimento che verrà posto sopra. Questa è la foto del pavimento in costruzione, quindi abbiamo, come vediamo sotto, gli strati di gomma e gli strati di bancale che vengono sempre appoggiati sul pavimento. Quindi tutta la struttura finora è appoggiata, quindi non necessariamente avvitata. Questi sono i cavi che poi verranno passati sotto la struttura. Dopodiché la seconda fase è quella di costruire un pavimento più lineare possibile. Per fare questo ho comprato ed utilizzato delle enormi tavole di OBS, quel tipo di legno riciclato che si usa tantissimo nelle costruzioni edili. Come vediamo, ve lo mostro, eccolo qui. Quindi abbiamo il bancale, la gomma sotto e la struttura di OBS che viene avvitata questa volta sopra e quindi agganciata ai bancali. Sotto i bancali, come vi dicevo, sono stati introdotti dei sacchi contenenti lana di roccia, questo per evitare che poi possa creare delle polveri tossiche. Quindi sono stati prima passati i cavi per l'energia elettrica dello studio e successivamente riempiti gli spazi all'interno dei bancali con la lana di roccia imbustata. Per fare questo ho utilizzato la lana di roccia standard e l'ho inserita nei sacchi della spazzatura. Questo è stato un sistema abbastanza spartano ma funzionale. La comodità di avere i bancali, soprattutto quelli con il marchio EPAL sopra, è quella di possedere un sistema di sollevamento del pavimento già con un legno trattato in maniera ignifuga e antitarlo. Quindi vi consiglio di cercare quelli con il marchio EPAL. Ovviamente anche i bancali, come il resto della struttura, dovranno poi essere separati dal muro, quindi non dovranno necessariamente toccare il muro esterno della stanza. Nulla dovrà mai toccare il muro, quindi creare l'intercapedine tra struttura e muro. Quindi facciamo attenzione a questo tipo di aspetto. Qui si vede la grandezza della lastra di OBS che è stata poi avvitata sopra il bancale. Questa invece è il pavimento montato, dove viene posto poi un ulteriore strato di gomma Eco Rubber, molto sottile questa volta, di circa 2-3 mm massimo, che mi servirà per isolare ancora di più lo strato di OBS dal parquet che poi farà parte dello studio. Il materiale isolante residuo viene appoggiato, questa volta l'ho incollato sulla parete dell'appartamento giusto per non buttarlo, ma comunque che possa interagire con le vibrazioni della struttura, come vedremo dopo. Questa è la stesura finale di tutta la gomma, come vediamo è molto sottile su tutto il pavimento di OBS prima della creazione della gabbia che verrà poi ad ospitare le pareti nuove dello studio. Ecco qua come è costruito. Ora sarà necessario creare appunto questa gabbia che vediamo qui in spaccato e su cui poi monteremo le pareti. Quindi ricapitolando, Eco Rubber sul pavimento, pavimentazione di bancali, ulteriore Eco Rubber, pavimentazione di OBS e nuova pavimentazione di parquet solo dopo aver messo un ulteriore strato di gomma. L'installazione della struttura avverrà innanzitutto attraverso un perimetro, come vediamo, quindi viene prima montato un perimetro con i montanti,
questo caso, e successivamente verranno innalzate le parti principali della gabbia. Come vediamo, non è a contatto con il muro della stanza. È abbastanza semplice da montare e soprattutto questo genere di gabbia costruita con i montanti è leggerissima. Vi ricordo che comunque il peso della struttura studio non deve incidere nella stanza non più di un normale ammobiliamento della stanza, per non sovraccaricare appunto il pavimento. Gli angoli vengono rinforzati, perché comunque la struttura è di alluminio, fino ad arrivare ad una angolatura di questo tipo, quindi creare un angolo in grado di autosorreggersi, e in questo caso specifico vediamo anche l'inclinazione del mio soffitto verso la finestra, perché ho scelto di non avere un soffitto dritto per spezzare ancora di più le standing waves che si producono all'interno dello studio, quindi creando una situazione di irregolarità forzata all'interno dello studio. Successivamente vengono inserite le altre colonne. Come vediamo, è sempre tutto staccato dalla parete principale di almeno 10 cm. Qui la struttura è quasi completa. Viene poi costruita una seconda parete molto più resistente che ospiterà la finestra a vetro che io volevo assolutamente nel mio studio per poter guardare fuori mentre lavoro. Odio lavorare in un ambiente completamente chiuso che non mi dà modo di avere visibilità, anche perché passo tantissime ore all'interno di questo studio. Successivamente si passa alla costruzione vera e propria della parete. Per poter creare il wafer di materiali che poi vengono avvitati direttamente sulla parete, ho utilizzato tre strati, per cui il primo strato, che è quello appoggiato direttamente sulla struttura, è una piccolissima parete di polietilene espanso, un materiale estremamente leggero ma molto rigido, che aumenta la rigidità della struttura, come vediamo, fino ad avere una parete molto compatta. Ovviamente, come spiegavo prima, è prevista una seconda porta nella gabbia per l'ingresso ed una nuova finestra sempre all'interno della gabbia per poter avere la luce naturale dall'esterno. Questo è un fattore che ha fatto lievitare di parecchio il budget dello studio, quindi della costruzione di tutto quanto. Successivamente si è iniziato a lavorare nel vecchio ex armadio a muro. Come vediamo, uno dei corrugati passa sotto il pavimento e qui porterà sia l'energia elettrica sia i cavi audio all'interno di questo piccolo box, che ovviamente utilizzo non per i cantanti ma per registrare gli amplificatori delle chitarre. Quindi è un grosso ISO box che utilizzo anche come magazzino. Anche in questo caso utilizzo lo stesso principio, quindi parete di polietilene e poi successivamente i nuovi strati di cui adesso vi parlerò. Questo è il wafer, lo spaccato del wafer completo, quindi questa è la parete fatta con il montante, quindi questa è la gabbia vera. Qui troviamo i 3 cm circa di polietilene espanso, i 4 cm di lana di roccia ad alta densità e la parete di cartongesso. Quindi praticamente questa parete è avvitata con delle viti lunghissime, circa di 12 cm, fino al montante. Poi i montanti, ovviamente esterni, hanno un sottile strato di lana di vetro che serve soltanto per ammorbidire le vibrazioni della struttura, perché ovviamente suonando all'interno di questa gabbia la struttura oscilla, ma non avendo contatto diretto con le pareti non trasmette il suono sulle pareti dell'appartamento. Questa è la fase di montaggio appunto della parete di cartongesso, che attraversa la lana di roccia ad alta densità, che attraversa, come vediamo, la parete di polietilene espanso e si aggancia direttamente sul montante. Questo è il risultato della copertura parziale, quindi della stanza ISO box, dell'ingresso e delle pareti. Si è passati poi successivamente alla costruzione della finestra. Ecco qui una delle immagini in cui si vedono le nuove pareti poi modellate sulla struttura che abbiamo visto prima. Questa è la quantità di lana di roccia che ho acquistato per l'isolamento e questa infine è la struttura della finestra senza la finestra. Quindi, come vediamo, lo stesso principio: struttura di alluminio, polietilene, lana di roccia, cartongesso. Sul soffitto è stato applicato un sistema simile, quindi la lana di roccia è stata appoggiata sul soffitto inclinato, sempre per smorzare la vibrazione del soffitto. E poi successivamente queste pareti sono state avvitate anche sul soffitto. Una volta terminato, ho provveduto a forare il pavimento
per avere due grosse prese di alimentazione sul pavimento. Questo perché? Per evitare di fare qualunque tipo di foro all'interno dello studio. È fondamentale ricordarci che qualunque foro si possa trovare all'interno è comunque un punto di fuga del suono. Quindi gli unici fori che sono presenti nello studio sono queste due grosse stazioni di alimentazione sul pavimento e l'uscita del condizionatore, ovviamente necessario perché all'interno dello studio si sviluppa comunque un elevato calore. Qui abbiamo una foto più chiara del soffitto che completa tutta quanta la struttura. Passo successivo è stato quello di creare una cornice resistente intorno alla finestra, perché poi su questa cornice in legno verrà montata la finestra con un vetro estremamente pesante. È infatti un vetro creato per gli acquari ed è di 5 cm pieno, come se fosse un muro vero e proprio. Questa è la cornice rifinita e pronta per ospitare la finestra. Successivamente è stato montato il parquet che completa il pavimento dello studio. Eccolo qui. Questo è il parquet completamente posato e i due buchi che vediamo sul pavimento che ospitano appunto l'alimentazione elettrica. Ho ovviamente creato anche un secondo deviatore di corrente nell'appartamento per evitare che la corrente che arrivi nello studio sia separata dalla corrente di casa e quindi non inneschi alcun tipo di interferenza elettrica o elettromeccanica che possano generare gli elettrodomestici. Qui vediamo nel dettaglio gli attacchi dell'alimentazione della BTCino, su cui poi vengono innestate delle torrette con le prese di alimentazione, e i cavi che arrivano direttamente dal contatore verso questa stanza, quindi bypassando completamente l'impianto di casa. Passo successivo, la creazione della cornice per la nuova porta. Questa è la porta originale della stanza, qui verrà ospitata la nuova porta per lo studio. Le pareti di cartongesso vengono tutte quante stuccate per evitare appunto di avere le minime fessure d'aria. Tutte le micro intercapedini vengono ricoperte di schiuma, come vediamo, proprio per evitare qualunque tipo di fuoriuscita e sigillare al meglio la stanza. La finestra viene portata e avvitata, montata all'interno della cornice come abbiamo visto predisposta prima. È una finestra che ovviamente si apre soltanto in avanti e soltanto di 5 cm, perché l'escursione sposterebbe troppo il peso della finestra verso l'interno, rischiando di rompere le intercapedini proprio per il peso estremo del vetro. Vediamo infatti che l'apertura è minima e il vetro molto molto pesante. Successivamente verranno avvitate anche le porte, quindi la porta dell'isobox e la porta dello studio, senza, come vediamo, né vetri né struttura interna, soltanto le parti della porta necessarie. La porta viene poi successivamente riempita di piombo, questo è uno strato di piombo che vedete nero incollato nell'interno, e riempita completamente di lana di roccia ad alta densità per poter poi essere richiusa successivamente e sigillata con il suo strato originale di alluminio, come vediamo. Per cui la porta, che era l'unica parte non isolata come le pareti, è stata riempita di piombo. Qui vediamo le due torri che contengono appunto i collegamenti dei cavi audio e delle prese della corrente. Questa invece è la presa e la spina e il cavo audio, ovviamente, che si trova nell'isobox. Finito di montare il condizionatore, vengono montate anche le luci sospese, come vediamo, per poter lavorare anche in tranquillità la sera. Passo successivo sarà quello di costruire delle strutture in legno, quindi delle piccole gabbie in legno, per foderare, quindi abbellire e limitare la riflessione delle pareti interne, ma non renderle assolutamente, quindi estremamente, non riflettenti. Quindi un minimo di riflesso viene mantenuto per non avere una stanza troppo cupa e quindi priva di suono. Le pareti in questo caso sono state incollate al soffitto e poi successivamente alle pareti della stanza. Per poter far questo, ovviamente, questa è la costruzione delle cornici che abbiamo visto foderate di rosso in quel caso, che fanno parte del mio soffitto. Ecco il soffitto. Dopodiché ho iniziato a montare la stessa identica cosa sulle pareti laterali dello studio. Con una stoffa di color crema ho creato quindi prima le cornici e successivamente le ho foderate di stoffa. Poi ho continuato con la costruzione delle cornici intorno alla finestra e in tutto il resto dello studio, prima di costruire poi le trappole per i bassi che vedremo successivamente. Lo studio poi ha mantenuto questo piccolo spazio per poter inserire l'illuminazione, questa idea brillante di Terence, che
comunque mi ha permesso di avere un'illuminazione meno stancante possibile perché proveniente dai lati. Questo è un lato, questo è l'altro. È stato poi aggiunto un piccolo gradino nell'ingresso ed iniziato il trasloco dei primi materiali nello studio per verificare le dimensioni e iniziare a costruire poi intorno il necessario. Queste sono le cornici relative alla parte posteriore. C'è molta cura e molta attenzione, come vediamo, fino ad arrivare ad una stanza più pulita possibile. Questa poi è la cornice che ospiterà i LED per l'illuminazione. Ecco qui il risultato. Siamo arrivati alla prova finale del suono. Abbiamo messo un progetto a suonare all'interno dello studio e abbiamo verificato l'abbattimento, quindi il suono all'interno della stanza, il suono all'esterno della stanza. Come vediamo, abbiamo un abbattimento enorme anche dei bassi. Le frequenze alte vengono praticamente dimezzate. Direi che comunque è un risultato più che accettabile all'interno di un appartamento. In base alle frequenze abbiamo quindi abbattimenti enormi. Questo era il risultato che mi prefiggevo, quindi non disturbare nessuno nelle fasi di mix e soprattutto nelle fasi di mastering, anche di notte. Questa è la parete posteriore terminata. I LED poi sono stati foderati e quindi abbiamo un'illuminazione più gradevole. Con il parquet rimanente ho foderato il gradino in ingresso e la struttura esterna della porta. Questo è stato uno dei primissimi risultati finali della costruzione di questo studio. Manca ancora la cornice intorno alla finestra, che invece è ora presente, che copre il piccolissimo strato di piombo che vediamo qui in concomitanza con l'attaccatura della finestra alla parete. Si è passati poi ad un cablaggio più estremo di tutto quanto, operazione che normalmente richiede parecchio tempo nello studio. In ultima analisi ho aggiunto un ulteriore tappeto sul pavimento per insonorizzare ancora di più la riflessione del pavimento, che non mi piaceva nel momento in cui avevo concluso. Come vediamo adesso montate anche le trappole per i bassi che sono presenti nello studio e che coprono appunto gli angoli. L'isobox ospita l'amplificatore e le chitarre appese, vediamo anche da un'altra angolazione, con l'aggiunta della cassa e poi successivamente dell'amplificatore sopra. Poi lo studio è stato implementato con dei piccoli contenitori molto carini per l'utilizzo e per appunto lo stoccaggio dei microfoni in questo caso. Questa è la versione finale dove vediamo anche il divanetto che contiene i cavi e tutti gli accessori dello studio. Un discorso particolare va fatto sull'utilizzo del materiale e quindi su quello che è possibile risparmiare all'interno dello studio. Come avete visto, ho utilizzato quasi tutto materiale riciclabile, riciclato, tranne il materiale elettrico che ho scelto di primissima qualità per evitare qualunque tipo di problema elettrico all'interno dello studio, anche perché è impossibile poi accedere agevolmente ai cavi che passano sotto lo studio. È possibile comunque accedere alla piattaforma sottostante girando fuori in balcone. Il balcone è di fronte allo studio, quindi accedendo dalla finestra esterna posso comunque ancora mettere le mani sotto la struttura, ma per evitare di avere ripensamenti o qualunque tipo di possibile problema ho deciso di non risparmiare assolutamente nulla per la costruzione dell'impianto elettrico, una cosa su cui effettivamente è meglio non risparmiare niente. In un prossimo video vedremo come ho costruito il desk che vedete qui nello studio, che ospita i due rack con gli outboard. Spero che questa guida vi sia stata utile, che vi abbia ispirato per costruire il vostro studio a casa. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e Music Off. Non dimenticate di iscrivervi al canale cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità. Ho aperto anche un account Patreon che contiene contenuti esclusivi sul setup delle casse, sulle lezioni di Studio One e tanto altro ancora, esclusivo per gli utenti Patreon. Per il momento è tutto, ciao, a presto!